Dottor Ghilardi, la seconda edizione di QS, quali novità ci sono per le aziende bergamasche? Sicuramente abbiamo un plafond di aziende quasi raddoppiato rispetto alla prima edizione, con tante aziende anche che rappresentano la filiera, quindi abbiamo un allargamento di quello che è l'attrattiva della fiera stessa, che oltre a presentare appunto le valvole costruite, presenta anche operatori che supportano i costruttori stessi di valvole nella filiera, lavorazioni meccaniche, verniciature, servizi anche di certificazione. E quindi questo allarga anche la possibilità di avere visitatori sia italiani che dall'estero. Anni fa si guardava all'IRA e poi è stata una grande scommessa con la tolta, la rimozione dell'embargo. Oggi cosa si guarda? La situazione è complessa perché al momento non c'è nessun mercato che abbia segnali così forti come potevano essere quelli dell'Iran di 2 anni fa. Quasi tutti i mercati mondiali sono in crisi dal punto di vista appunto degli investimenti in oil and gas, sempre legati al prezzo attuale del petrolio, e quindi diventa più difficile avere un target preciso che possa dare degli obiettivi di breve termine così importanti come potevano essere quelli dell'IRA. Abbiamo visto queste valvole che hanno anche più funzioni, possono essere utilizzate anche per altri sistemi. È possibile vedere anche un aspetto più ecologico per tutti i sistemi di energia? I nostri prodotti alla fine seguono quelli che sono i trend di mercato, quindi la nostra ricerca e sviluppo segue anche le ricerche di nuove fonti. In questi anni abbiamo fornito tantissimi i nostri prodotti anche sul solare, per esempio, dove la Francia è ancora oggi il leader mondiale per la produzione di questi impianti di pannelli solari, e quindi c'è una ricerca sull'idrogeno in questo momento in corso, quindi noi siamo sempre allineati comunque, al di là del mercato di riferimento oil and gas, a quelle che sono le nuove evoluzioni anche nello sviluppo di energia a livello mondiale.